Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. E ora ascoltiamo l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Palla larga in profondità. Santana scatta verso il pallone. Bel gesto tecnico. Prova il tiro. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Salta e colpisce di testa. Si sblocca il risultato. Calcio d'angolo battuto benissimo. Colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Santana ha realizzato due gol in questa competizione. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Provano a ripartire da dietro. Prova a verticalizzare. Il Brindisi è in vantaggio quando non sono ancora trascorsi 10 minuti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Messi, oggi autore di un assist. Qui può partire il contropiede. Cerca spazio. Può andare. Chance per tirare. No, Messi, il fenomeno. Sembrano avere il totale controllo della gara. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Sembrava danzare sul pallone, ha messo la difesa fuori causa e segnato un gran gol. Può gestire un comodo vantaggio di due reti.
Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Umbia. Cerca un compagno. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Nainggolan la gioca a sinistra. Prova a fare tutto da solo. C'è spazio, occhio! Prova il filtrante. Ottimo disimpegno, la spazza via. Santana! Buona conclusione, potente ma imprecisa. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Palla in profondità sulla fascia. Si libera la gran, ci prova. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Si parte per la seconda frazione di gioco. Palla in avanti verso il compagno. Si allunga e trova la palla. Allarga sulla fascia. Messi scatta verso il pallone. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E sulla palla i compagni aspettano il traversone. E va a colpire di testa. E hanno segnato ancora. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Zero dunque. Dumbia. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono andati subito in gol. Ora non devono chiudersi in difesa, ma insistere per incrementare il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria. Vedo un movimento a bordo campo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Saphir Taider avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Ha
Bella rete di passaggi. Cerca la profondità, sulla fascia. Cross in arrivo. C'è tiro. Infilza il portiere. E sembrano davvero non volersi fermare. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. È davvero una bella serie di passaggi questa. Tocco morbido. Safir Taider. Schiaccia il piede sull'acceleratore. C'è la palla lunga, in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Griezmann. Se ne va. Cerca il numero. Arriva il cross di Griezmann. Incornata. Può andare al tiro. E ancora Zlatan. Ibrahimovic, il dominatore del campo. Disfatta di proporzioni epiche. Ma oggi la difesa è veramente un colabrodo. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. E loro è un dominio assoluto. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Safir Taider, di forza. Vuole la profondità. Dumbia sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Prova la giocata nello spazio. Spazio per calciare. Palla riconquistata immediatamente. Ecco il tiro. Bella parata. Non c'è più tempo. Finisce qui. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Che partita è stata oggi secondo te, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso da questo.